Beh, sicuramente ci lascia l'amaro in bocca perché nonostante il vantaggio sull'1-0, poi dopo nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni da dover sfruttare sicuramente meglio per chiudere la partita. Poi purtroppo il calcio lo sappiamo, è così, il Catanzaro ha tirato una volta in porta e ci ha punito. Dobbiamo essere più bravi noi sicuramente a chiudere la partita prima. No, io non penso che sia un limite perché come all'inizio abbiamo avuto ad esempio dei problemi sulle palle inattive dove dovevamo lavorare meglio, sicuramente sarà un motivo per lavorare meglio sulla parte finale dell'azione. Quindi non lo vedo come un limite, ma bisogna spronarsi per lavorare meglio, ecco, e chiudere prima le partite. Questo è solo. Non lo vedo proprio come un limite, ecco. Sapevamo che Catanzaro voleva svuotare la parte centrale del nostro centrocampo, della nostra difesa, per puntare magari su delle palle in profondità. E perciò a noi difensori toccava magari stare in una via di mezzo sia su Yemmello, sia su Biasci, sia sulla Mantia dopo, ecco, per non prendere sempre questa palla scoperta. Dal punto di vista, no, scusa, sul gol Poi stava dicendo. sul gol, Yemmello era parecchio dietro alla zona dell'area, ha fatto un tiro da biliardo, però è un'azione sicuramente dove dovevamo lavorare meglio e col mister sono sicuro che risolveremo questa situazione. Ma a volte, ecco, non si può essere sempre brillanti al 100%. Ad esempio a Cremona secondo me avevamo meritato di più, col Cosenza avevamo meritato di più. Però poi a volte succede anche questo. Come dicevo prima, sono partite che quando non le chiudi, naturalmente le squadre prendono coraggio e se ti fanno gol, naturalmente cambia proprio il tipo di partita. Quindi bisogna sistemare quello che non va bene in noi, ovvero come quest'oggi, chiudere sicuramente prima la partita. Ma secondo me non è un limite, In fase In conclusiva. fase conclusiva sicuramente va migliorato questo aspetto, però io non la vedo come un limite, anche perché siamo a 10 giornate dall'inizio del campionato e parlare di un limite secondo me è approssimativo. No, sicuramente mi trovo molto bene, poi ecco, come dici tu, il mister ci lascia libertà di giocata a noi terzi, ci dice anche di proporci in fase offensiva, quindi sicuramente mi piace molto questo tipo di ruolo. Poi la squadra naturalmente con interpreti tecnici come Sibilli, Falletti, Benali ti aiutano molto, quindi mi piace.